non sono degli attori, non sono degli stuntmen, sono solo dei ragazzi molto coraggiosi e forse un po' folli, che per il loro divertimento fra un po' si massacreranno di botte. Vediamo se il pubblico riesce a fare più rumore di loro. Ancora qualche istante, gli uomini si guardano, la benedizione è stata data. Pochi secondi e si scatenerà l'inferno. Il vescovo, insieme alla battaglia, impartisce direttamente l'estrema unzione, in modo che chi non dovesse sopravvivere abbia comunque libero accesso al paradiso di nostro Signore. Quelli con la visuale migliore sono quelli là. Guardate gli scudi dei mantovani, guardate come si stringono, non un varco, proprio perché si sono accorti che dietro le truppe dei da Carrara ci sono gli arcieri. Le fila si stringono, i ranghi si serrano. Sta per iniziare la guerra. Fantastico quello lì che parla. Parla. La giusta teatralità. Le truppe avanzano. È così che si svolge una battaglia nel Medioevo, nel 1400. Pochi passi alla volta per la conquista di pochi metri di terra. Ma ogni metro costa fatica, costa sudore, costa sangue. Le truppe si inginocchiano, non è un segno di rispetto, ma è il segnale che stanno per piovere le frecce. E le frecce si infrangono sugli scudi della Compagnia della Rosa, delle truppe mantovane. Ecco, un'altra salva di frecce. Ma questo non è un giorno in cui si potranno infrangere gli